Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Mattia Monticelli, ho 26 anni e ringrazio la Ticino Film Commission per questa opportunità di raccontarvi la mia quotidianità come lavoratore nel settore cinematografico in Svizzera. Dopo un apprendistato di 4 anni ho intrapreso nel 2016 un nuovo percorso formativo presso il CISA, il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno. Dal 2019 lavoro nel settore cinematografico in Svizzera, in particolar modo a Zurigo e in Ticino. I miei primi passi, già durante gli studi presso il CISA, li ho fatti in qualità di runner. Il runner è colui che, come dice la parola stessa, corre per recuperare il materiale mancante, per accompagnare il personale o attori nelle varie destinazioni o per essere a disposizione per qualsiasi esigenza. Spesso il runner è sempre il primo ruolo che si copre su un set. In parole povere, il runner è la tipica gavetta. Facendo il runner ti viene data dunque la possibilità, essendo a disposizione per tutti, di lavorare a stretto contatto con tutti i reparti di un set cinematografico e avere uno sguardo poi completo a 360 gradi di come funziona una produzione cinematografica. Il cinema, è importante, è una gerarchia molto ben precisa, formata da diversi reparti e ogni componente, ogni persona è importante perché fare cinema è soprattutto un lavoro di squadra. Il runner è sì a disposizione per qualsiasi reparto, ma fa parte del reparto di produzione. Dopo i primi lavori tra teoria scolastica e pratica sui set cinematografici in Ticino, ho deciso di scalare la montagna del reparto di produzione. Sono passato dunque da runner ad assistente set manager e poi a set manager. Ma cos'è e cosa fa un set manager? Come set manager, in tedesco set Aufnahmeleiter o Regisseur de Plateau in francese, coordino i processi di produzione delle riprese sul set, lavoro a stretto contatto con l'aiuto regista e sono il rappresentante, se così vogliamo definirlo, della produzione e dell'organizzazione sul set. Oltre a ciò, gestisco i runner, i driver, gli autisti e le persone che vengono assunte per dei compiti particolari, come ad esempio il blocco dei passanti o dei veicoli. Oltre a ciò, sono responsabile della sicurezza in generale, degli attori e di tutta la crew sul set, ed in collaborazione con l'aiuto regista e il direttore di produzione mi assicuro che vengano rispettati i termini, come ad esempio gli orari di riprese, le restrizioni imposte dalle autorità o dai vari locatari delle varie location. Mentre l'organizzatore, che è il superiore del set manager, prepara le location successive, io mi assicuro quindi della buona riuscita delle riprese in corso. Questo è un quadro generale di quello che faccio su un set, che può essere un lungometraggio, un set di un cortometraggio, una pubblicità o un videoclip musicale. Dal 2021 lavoro anche a Zurigo, sempre in qualità di set manager, ma essendo nato e cresciuto nel Mendrisiotto, il Ticino è casa mia. È interessante e consigliatissimo uscire dai confini ticinesi e fare esperienze altrove, ma lavorare in Ticino ha un altro valore. Da qualche anno a questa parte, tra febbraio e giugno di ogni anno, accompagno i ragazzi del terzo anno del CISA nei loro lavori di diploma per quanto concerne la produzione in generale, quindi piani finanziari, autorizzazioni e gestione del set durante le riprese. Insomma, cosa dire, non mi sono mai annoiato in questi 4 anni. Per quanto concerne il mio futuro, invece, spero di scalare ulteriormente la montagna della produzione, guardando a ruoli come l'organizzatore o il direttore di produzione, però senza fretta, con calma. Per quanto riguarda il settore cinematografico in generale, invece, mi lascio sorprendere da tutte le produzioni che verranno in Ticino a realizzare i propri lavori audiovisivi e, perché no, spero di vedere più Ticino nel mondo. Io spero di avervi dato in questi pochi minuti un'idea di quello che svolgo su un set cinematografico e i compiti di un set manager. Pur essendo e lavorando sempre dietro alle quinte di una produzione, ogni tanto è interessante anche mostrarsi davanti alla telecamera per raccontare quanto è magico il nostro mondo in cui lavoriamo. Vi ringrazio per l'attenzione e, perché no, spero di vedervi su un qualche set.
Ciao!